Lo Sport, in collaborazione con Rossi Mobili, smobilita. Le ultime occasioni, anche su Facebook alla pagina Rossi Mobili Sale. Rossi Mobili, un grande marchio, diventa storia. Dopo la sosta per le festività pasquali, questo weekend riprende il campionato di Lega Pro, pronto a lanciare la volata finale con quattro squadre in lotta per la promozione diretta, riservata solamente alla vincitrice del girone. Le altre tre dovranno passare dagli spareggi playoff. Al momento in testa ci sono Novara e Bassano con 64 punti, seguite dall'Alessandria a quota 62 e il Pavia a 60. Una classifica che potrebbe subire dei cambiamenti prima ancora di scendere in campo, con la sentenza sulla probabile penalizzazione del Novara attesa per venerdì. L'Alessandria intanto si prepara al secondo incontro casalingo consecutivo, in programma sabato alle 17 contro il Monza. Formazione in caduta libera che ha vissuto una stagione difficile a causa di problemi societari e si trova attualmente in zona play-out dopo essere stata nelle parti alte della classifica per tutto il girone di andata. I brianzoli non vincono addirittura dal 7 dicembre scorso, un digiuno lungo 18 partite. Turno sulla carta favorevole per i grigi, intenzionati però a non abbassare la guardia e ottenere il bottino pieno, anche per mettere pressione alla capolista Bassano, impegnata domenica contro l'Unione Venezia. Alla ripresa degli allenamenti è tornato in gruppo Riccardo Taddei, anche se il suo impiego per sabato rimane ancora in dubbio. Oggi pomeriggio consueto test amichevole contro la formazione Berretti. Scenderà in campo, ma con in palio i tre punti, anche il Dertona, impegnato nel recupero di Serie D sul terreno della capolista Cuneo. Un impegno sulla carta proibitivo per i Leoncelli, chiamati a fermare la squadra favorita numero uno per la promozione, che con una vittoria si porterebbe a più 4 sulle inseguitrici. La squadra di banchieri invece cercherà di conquistare punti preziosi in vista dei piazzamenti per gli spareggi play-out. Lo Sport, in collaborazione con Rossi Mobili, un grande marchio, diventa storia. Il Meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. La pressione in ulteriore aumento sul nord Italia e per domani avremo una bella giornata di sole, salvo per qualche velatura. Le temperature saranno in ulteriore aumento con le massime in pianura che torneranno a sfiorare i 20 gradi. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenze e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Adotta un bambino a distanza con soli 80 centesimi al giorno. Due vite che cambiano per sempre. Una è la tua. Per Save the Children, adozione a distanza vuol dire identificare un'area di intervento e pianificare un aiuto a lungo termine. Collaborare con le famiglie e le comunità per garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini. Potrai seguire la crescita di un bambino e stringere con lui un bellissimo rapporto di amicizia attraverso i nostri aggiornamenti e le lettere che vi scambierete. Il tuo contributo, insieme a quello di altri donatori generosi, ci aiuterà a portare avanti i nostri programmi di salute, istruzione e nutrizione. Per maggiori informazioni, www.savethechildren.it.